di ritirare la denuncia. 5 mesi per andare e tornare da Capo Nord in bicicletta. L'avventura di John Biagini, un 29enne che è partito da Montecatini per raccogliere fondi per l'associazione che lotta contro la distrofia muscolare Robert Lee. 29 anni alla sua prima vera esperienza di bike rider. John Biagini, 29 anni, pistoiese, è partito da Montecatini per arrivare a Capo Nord e ritorno. 5 mesi per percorrere 10.000 chilometri, con in bella mostra la bandiera dell'associazione La Forza di Nemo, una sezione dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. L'obiettivo intanto di fare questa esperienza mia è unire le due cose, ovvero essere testimonial dell'associazione e poi aiutare questi ragazzi con una raccolta fondi che verrà fatta seguendo il mio viaggio per poter mettere 2 soldini a parte, per fare i loro centri, per aiutare comunque tutta l'associazione in generale. Johnny percorre un pezzo d'Europa per voi. Eh sì. Voi rimarrete in contatto con lui, no? Sì, rimaniamo in contatto con i social, con Instagram, con Facebook, quindi quando lui si mette in contatto è che noi ci siamo. 100 chilometri che John ha intenzione di percorrere giornalmente. Ho un percorso, ho delle tappe già prescritte, prescelte e niente, adesso mi toccherà, cercherò di rispettarle il più possibile, ma comunque il bello del viaggio è anche un pochino l'improvvisazione. Compagni di viaggio? La mia bicicletta e le mie gambe. La signora Sandra è la mamma di John. Parte veramente con un'ottima causa alle spalle e spero che riesca a fare anche del bene tramite la sua fatica. Ma la mamma è sempre la mamma. Prima ha detto non ho pianto. No, non ho pianto, ho resistito. Ora quando andiamo via noi però. Senz'altro, però insomma va bene così. Durante il lockdown molti lavori legati al mondo dello spettacolo e della creatività hanno subito un brusco arresto. Noi vi raccontiamo la storia di due giovani artisti viareggini che hanno